Frequenze, come ho già detto, come prevede il regolamento. Grazie. Prego, il senatore. Grazie, Pesca. Presidente. Vede, Presidente, io non parlerò di questioni. Mi aveva già dato la parola, collega, prima. Ha fatto un'eccezione, ha ripreso. Adesso non è che interrompete di nuovo un intervento. Grazie. Non parlerò di questioni di regolamento, che pure sono utili, Presidente, ma non posso non partire dalla vicenda denunziata dal collega Faraone. Vedi, collega Faraone, c'è una battuta facile con cui posso iniziare. Hai detto: non me l'aspettavo dalla mia destra, intendi destra fisica, ma chiamala col loro nome. Non me l'aspettavo dalla sinistra, perché la destra queste cose non le fa. Non le fa. E poi ti sei vantato di un dato sul quale io non so se sia giusto vantarsi, però storicamente è vero che la nostra eccezione di incostituzionalità, con la quale sostenevamo che questa legge viola i sacri principi della Costituzione, è passata grazie ai voti del tuo gruppo. Perché sono mancati solo 12 voti. Ed è storicamente vero che voi invece avete votato contro la nostra eccezione di incostituzionalità. Vedi, collega Faraone, errare è umano, ma perseverare è diabolico. Fra poco si vota di nuovo, dopo quello che è successo. Ve la sentite davvero di sottolineare con un voto contrario una richiesta di sospendere questo provvedimento che in nome dell'amore predica l'odio? C'è la prova provata: in nome dell'amore predica l'odio. Faraone, lo sai che se passa questa legge il tuo applauso di ieri a un intervento che è contro questa legge può essere considerato istigazione e puoi avere fino a un anno e 6 mesi di carcere? Lo sai o non lo sai? E stai tranquillo, con tutto il rispetto per la collega Cirinnà, che di Cirinnà l'Italia è piena, ce n'è tante, non tante da poter determinare una maggioranza, ma ce n'è tante che non accettano che nessuno pensi in maniera diversa da come loro ritengono sia giusto pensare. E sono pronti a comminare pene, carcere, o peggio, perché attenzione che l'odio produce violenza, a chi contrasta una nuova cultura che è figlia della intolleranza, che è figlia dell'odio, che è figlia della divisione, della discriminazione. Voi state discriminando chi non la pensa come voi. E vedete, chi parla di discriminazione se ne intende, perché voi non ce l'avate, siete tutti molti più giovani di me, ma io me lo ricordo, la difficoltà di andare a scuola, di andare all'università, per chi era di destra, e con la stessa logica veniva discriminato dai Cirinnà dell'epoca. Dai Cirinnà dell'epoca. Io non auguro a nessuno che queste forme di discriminazione, amici di 5 Stelle, che siete giovani alla politica, fidatevi, non ce l'ho con voi, anche se certi atteggiamenti di alcuni di voi mi fanno veramente sorridere. Vedete, non c'è più bisogno di dire cosa potrebbe succedere se questa legge passasse a uno che sostiene semplicemente che è sbagliato che un transessuale nato uomo gareggi alle Olimpiadi con le donne. Uno può essere non d'accordo, no? Ma se io sono non d'accordo,
non è un'opinione, diventa un reato. Ancora più grave, se io dico e rischio 4 anni di carcere perché faccio parte di un movimento politico che lo sostiene dalla A alla Z, che un bambino non possa essere adottato da una coppia di genitori dello stesso sesso. E non può essere omofobia, perché il responsabile di un organismo che esiste, degli omosessuali di destra, ieri in un'intervista su tutti i giornali ha stigmatizzato questa legge, queste forme di discriminazione. Noi siamo diventati, nostro malgrado, i vessilliferi della tolleranza, i vessilliferi di chi accetta il confronto, di chi vuole sapere come la pensi e non ha paura se uno la pensa diversamente. Questo è il dato per cui oggi siamo a favore delle mozioni sospensive non presentate da noi. Questa volta non vi diamo neanche l'alibi. Sono presentati da partiti che fanno parte dello stesso governo, della stessa maggioranza, in base alla quale avete immaginato di non andare a votare, perché il voto, come le opinioni, per voi è il massimo della paura, per voi. E allora, grazie ai colleghi che le hanno presentate, noi le voteremo a favore e finisco dove ho iniziato. Caro collega Faraone, errare è umano, perseverare è diabolico. Non devi, dopo quello che è successo, astenerti dall'applaudire quando ne hai voglia, devi astenerti dal votare a favore di chi, grazie all'amore, predica l'odio. Senatrice Nunes, stia tranquilla. Allora.